Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la tuttavia era smarrita. Ahi, quanto dir qual era e cosa dura. Esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tanto amara che poco è più morte, ma per trarre del bene chi vi trovai? Ho delle altre cose chi vo' scorte. Io non so ben ridir come vi entrai. Tanto era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui a piluncolo giunto, da dove termina questa valle? Che m'aveva di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle. Vestite già dei raggi del pianeta. Che me ne ha dritto altrui per ogni calle. Allora fu la paura un poco acquita. Che nel lago del cuore mi radurò. La notte chi passai con tanta pietà. Loro sono gli studenti del Baldacchini Manzoni di Barletta e dei licei classico Silos e scientifico Galilei di Bitonto. Solo alcuni dei numerosi studenti che hanno aderito alla prima edizione tutta digitale del Dante D. Gli studenti delle scuole medie e dei licei di tutta la Puglia si sono cimentati con letture virtuali delle terzine del sommo poeta Dante Alighieri. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Proprio il 25 marzo si presume abbia avuto inizio il viaggio nell'oltremondo di Dante personaggio, ossia nel mezzo del cammin di nostra vita. E da oggi, su proposta del ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini, cominciano le celebrazioni che porteranno al ricordo dei 700 anni dalla morte del fondatore della nostra lingua italiana. Decine di migliaia di studenti hanno recitato dei brani della Commedia a distanza, ma anche tanti cittadini che liberamente hanno accettato questa sfida letteraria. Tutte le iniziative sono state identificate sui social con gli hashtag ufficiali Dante D e Io leggo Dante. Siccome rota chi ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle.